Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani. Adesso parleremo della valutazione del processo del potenziamento dei prerequisiti. Quindi, valutazione questo è importante, del potenziamento, diciamo, dei prerequisiti, il processo di potenziamento. Questi video hanno una connotazione che si rivolge anche ai vari concorsi, scuola. Io direi che più specificatamente, cioè oltre a servire a tutti, in maniera più specifica può servire al concorso infanzia e TFA sostegno. A mio avviso, per il TFA sostegno per ogni ordine e grado, infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Allora, essenzialmente desidero parlare delle metodologie. Inerenti al lavoro, mirate alla valutazione e potenziamento dei prerequisiti, in particolare all'area della letto-scrittura e del calcolo. In particolare, come detto, nella scuola dell'infanzia, la valutazione dei prerequisiti ha l'obiettivo, il goal, la finalità di accertare l'acquisizione delle competenze cognitive necessarie. Quindi accertamento delle competenze cognitive. Ovviamente necessarie per imparare a leggere, a scrivere, ad operare con i numeri, eccetera, eccetera. Ciascuna di queste competenze è costituita da sottoabilità che sono specifiche, che lavorano sinergicamente in sinergia per operare affinché l'abilità, al centro di tutto c'è l'abilità generale del discente, che deve svilupparsi ed evolversi in maniera armonica, in armonia con il tutto. Bene, quindi è importante conoscere parlando di questi elementi, è importante conoscere il trend dello sviluppo per avere un'idea piuttosto precisa del loro livello di acquisizione e per comprendere il livello di scolarizzazione del bambino. Relativamente alla valutazione dei prerequisiti per l'apprendimento, sono importanti come aree di valutazione, l'area e quindi i prerequisiti per la lettura, per la scrittura, sia dal punto di vista fonologico che grafomotorio, vabbè, sotto l'aspetto fonologico e grafomotorio. E
I prerequisiti relativi al calcolo. Ci sono diversi strumenti, tra cui il progetto IPDA, l'SR45 School Readiness, l'RSDSA, il PRCR2 del 2009. Ad esempio, che sono relativamente alle prove di prerequisito per la diagnosi delle difficoltà di lettura e scrittura, i test CMF per la pro che sono proprio per la valutazione della consapevolezza metafonologica. Parlo del primo in maniera sintetica perché ovviamente non voglio andare nella specificità di questi strumenti. Ad esempio, il progetto IPDA è stato classificato come un progetto che ha la finalità di rispondere al bisogno di intervento efficace per ridurre, quindi per minimizzare, le difficoltà dell'apprendimento in termini generali, riduzione, difficoltà dell'apprendimento. Ovviamente questi test hanno delle valutazioni e, ripeto, non voglio entrare nella specificità di ognuno di essi. Relativamente al potenziamento dei prerequisiti, è bene fare una, diciamo, chiarezza relativamente a questa espressione, perché il termine potenziamento si riferisce alle attività che mirano a favorire lo sviluppo normale di una competenza cognitiva. Quindi sono attività favorenti le competenze cognitive. Un'altra parola molto utilizzata è il trattamento. Guardate bene, c'è una difficoltà, cioè c'è una differenza importante, perché il trattamento è la globalità, l'insieme delle azioni dirette ad aumentare l'efficienza di un processo alterato. Quindi finalizzate ad intervenire per aumentare l'efficienza. Quindi si aumenta cosa? L'efficienza di un processo, migliorare il processo alterato. Generalmente il trattamento può essere seguito da un professionista sanitario e quindi la differenza che intercorre tra queste due parole è che essenzialmente esse riguardano due diversi ambiti in cui le specifiche misure di intervento vengono poste in essere. Quindi essenzialmente vengono poste in essere da operatori diversi: il potenziamento dei prerequisiti dal personale docente, il trattamento dal professionista sanitario, dall'operatore sanitario. Ovviamente vengono date delle linee guida per la prevenzione, linee guida, prevenzione e trattamento delle difficoltà di letto-scrittura. E sono costituite da 6 aree di intervento,
in cui nella prima vi è l'analisi visiva, nella seconda è il lavoro seriale sinistra-destra, la discriminazione uditiva e del ritmo, uditiva e del ritmo, memoria uditiva sequenziale e fusione uditiva, quindi memoria uditiva, integrazione visivo-uditiva. Se vi metto, io sono un professore di matematica, se vi metto l'integrale, dai, si capisce. Integrazione visivo-uditiva. Ovviamente cerco di usare dei simboli per non rendere il video troppo lungo. E la globalità visiva. Vi accenno l'analisi visiva, poi se volete un video più approfondito relativamente a questa tematica, me lo lascerete scritto nei commenti. Allora, l'analisi visiva è quella competenza che ci consente di dire se due forme sono uguali oppure diverse. Quindi nell'ambito dell'apprendimento è decisamente importante perché costituisce la base per acquisire la corrispondenza grafema-fonema e la sintesi visivo-uditiva. Ad esempio, se si prendono in considerazione la lettera D e la lettera B, la loro discriminazione indipendente dal suono a cui sono associate si basa su un'analisi visiva delle caratteristiche costituenti la geometria delle due lettere. Quindi sono implicate delle abilità spaziali che ci consentono di essere sensibili al loro orientamento. Essenzialmente, questa O orientata una volta a sinistra, una volta a destra, la differenza di D di Domodossola, B di Bologna. Io con questo video vi ringrazio per avermi seguito. Se ritenete utile questo canale di cultura, di approfondimento, di istruzione, di preparazione e di accrescimento delle conoscenze che dovrebbero essere appartenenti agli insegnanti, lasciate un like, mettete mi piace, è fondamentale condividere tra di voi, condividere nei social network, Facebook, eccetera, eccetera, questi video e lasciare dei commenti per darmi la possibilità di orientarmi nella realizzazione dei prossimi video. Con questo vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona continuazione di giornata. Arrivederci.